Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi in maniera un po' più approfondita della Lanshan 1 Pro di 3F Ultralight, una tenda ultraleggera molto interessante. Ce l'ho da qualche mese, quest'estate l'ho utilizzata in diversi trekking, sia in Italia sugli Appennini, sia in Danimarca sul West Coast Trail, e l'idea che mi sono fatto è che sia una bella tenda. Tengo a precisare che non ho nessun rapporto di collaborazione con 3F Ultralight, la tenda l'ho comprata perché mi piaceva e ve la faccio vedere perché mi fate sempre tante domande sull'attrezzatura e questo qui secondo me è un prodotto che vale la pena quantomeno conoscere. Poi ciascuno valuti cosa acquistare in maniera autonoma in base alle proprie esigenze. Mi serviva una tenda molto leggera che stesse abbondantemente sotto il chilo e questa qui fa il caso mio perché pesa circa 700 grammi. Anche l'ingombro, come vedete, è abbastanza ridotto. Come fa a pesare così poco? Beh, innanzitutto perché è realizzata con un materiale molto leggero, un Seal Nylon da 20 denari. In pratica è un tessuto di nylon molto fino, molto sottile, ripstop, che è stato ricoperto, diciamo impregnato su entrambi i lati con del silicone. Poi perché è una monotelo, ciò significa che il pavimento e la copertura impermeabile sono fuse in un unico pezzo e quindi c'è meno materiale rispetto alle classiche tende doppio telo. E infine perché si tratta di una trekking pole tent, una tenda che si monta utilizzando un unico bastoncino da trekking, quindi non sono inclusi all'interno dei pali, ci sono solamente i picchetti. Esistono tende ancora più leggere? Assolutamente sì, ma costano cifre astronomiche perché sono realizzate con materiali all'avanguardia e per tutta un'altra serie di motivi. Diciamo che per poco più di 200 euro, secondo me, una tenda con queste caratteristiche è presa molto bene. E mi vanno bene i 700 grammi, perché non sono un ultralighter estremo. Adesso ve la faccio vedere montata. Non avendo a disposizione al momento dei bastoncini da trekking, mi sono procurato questo paletto in fibra di carbonio, anch'esso ultraleggero perché pesa circa 70 grammi, in tre sezioni e della lunghezza di 125 cm, che è esattamente l'altezza della tenda.
forma è quella di una tenda piramidale a base rettangolare con palo centrale. Adesso faccio un giro intorno così ve la faccio vedere un po' meglio da montata. Il montaggio è abbastanza semplice, vanno fatte però delle piccole regolazioni rispetto al setup di fabbrica. Bisogna regolare questi tiranti qui, che sono quelli del catino. Io l'ho accorciati perché altrimenti il pavimento rimaneva un po' troppo lento. E il tirante centrale, io l'ho regolato in modo tale che una volta montato tutto la tenda risultasse correttamente tirata. Come vi dicevo prima, la tenda è costituita da un unico pezzo, il pavimento è collegato al tetto tramite questa zanzariera che corre lungo tutto il perimetro. Qui ci abbiamo una mini taschina. Una cosa che mi ha colpito subito è che è molto spaziosa rispetto ad altre tende che avevano più o meno lo stesso peso e lo stesso ingombro, anzi anche un po' di più, che ho avuto in passato. Io sono alto poco più di 1,70 m e c'entro comodamente con tutto il materassino, e in più rimane un bel po' di spazio per mettere l'attrezzatura, senza contare lo spazio aggiuntivo in veranda. L'impermeabilità è buona, l'azienda dichiara 5000 mm di colonna d'acqua sia per il pavimento che per il tetto. L'unico problema è che il seal nylon non può essere nastrato, perché il normale nastro che si utilizza per sigillare le cuciture non attacca su questo tipo di tessuto, quindi la tenda vi arriva con le cuciture non impermeabilizzate. Niente di grave, ormai è una condizione che riguarda un po' tutte le tende di questo tipo che si trovano in commercio. Bisogna procurarsi un prodotto apposito e mettersi lì a spennellare tutte quante le cuciture. Ci vuole un po' di pazienza, io ci avrò messo circa un'oretta, però non è un lavoro difficile e una volta fatto la tenda risulta perfettamente impermeabile. Se cercate qui su YouTube ci sono decine di tutorial che vi spiegano come impermeabilizzare la Lanshan. Esistono vari procedimenti, c'è chi utilizza il prodotto tal quale, c'è chi lo diluisce, c'è chi spennella, c'è chi lo applica con una particolare siringa col beccuccio ricurvo. Io mi sono limitato a spennellare il prodotto così com'è. Vedete un po' voi qual è il metodo che preferite. Ad ogni modo vi lascio qui sotto in descrizione il link del prodotto che ho utilizzato io. La ventilazione direi che è adeguata, la tenda prende aria dalla finestra, dalla parte frontale che rimane abbastanza sollevata rispetto al terreno e dalla zanzariera. La mia esperienza è stata buona, mi è capitato quest'estate di svegliarmi al mattino e di avere la tenda completamente asciutta. Ovviamente si tratta di situazioni particolari, particolarmente favorevoli, aveva tirato parecchio vento. Non si possono pretendere miracoli, qualunque tenda produce condensa, specialmente se fa molto freddo e se l'aria è molto umida. Il problema delle monotelo è che non c'è nessuna barriera a separarvi dal telo esterno bagnato, potete tranquillamente toccarlo. D'altra parte c'è da dire che la tenda è molto spaziosa e quindi risulta abbastanza difficile andare a toccare con la testa o con i piedi e bagnare il sacco a pelo, almeno per una persona della mia corporatura. Devo dire che ho avuto modo di testare in maniera significativa la resistenza della Lanshan 1 Pro, perché quest'estate mi sono trovato in più occasioni a pernottare con vento forte, talmente forte che ho temuto potesse strapparsi, e invece ha resistito benissimo, anche perché le parti critiche sono rinforzate con degli inserti che sembrerebbero in Dyneema, ma non ne sono sicuro. Balla un po' col vento forte, ma penso sia normale, è una tenda sostenuta da un unico paletto centrale, quindi ci può stare che spanci un po'. Tutto qui ragazzi, a me la tenda piace, anzi mi ha stupito, e quindi è entrata a far parte del mio equipaggiamento ultraleggero per il trekking. Se pensate possa fare al caso vostro, vi lascio qui sotto in descrizione un po' di link per l'acquisto. Se preferite una tradizionale doppio telo, considerate che esiste la Lanshan 1, che è doppio telo, a differenza di questa Lanshan 1 Pro che invece è monotelo. Se vi serve una tenda da due posti esiste la Lanshan 2, quindi quella da due posti. Date un'occhiata ai link ragazzi, leggete con attenzione, fate caso alle differenze tra i vari modelli, e se ci sono domande me le scrivete nei commenti che vi rispondo. Grazie per avermi seguito anche stavolta ragazzi, divertitevi all'aperto e noi ci vediamo in un prossimo video.